Ragazzi, oggi è un giorno importante per me su Vampire Survivors perché porterò Mortaccio e insieme scopriremo il Molise, finalmente. Faccio questo video anche, insomma, sia per condividere con voi questo momento particolare, ma soprattutto per segnalarvi che di Vampire Survivors arriverà presto un DLC, cosa che ho scoperto proprio mentre giochicchiavo. DLC che arriverà il 15, costerà 2 euro, 1,99 euro a quanto pare. E porterà con sé, me lo sono segnato, 13 nuove armi, 6 tracce nuove della colonna sonora, il più grande scenario del gioco fino adesso e 8 nuovi personaggi. Per cui io ho sinceramente paura di scoprire che cosa ci aspetta, ma intanto che valutiamo il da farsi, io prendo Mortaccio e lo porto in Molise. Sto andando avanti, devo dire che finalmente sono arrivato a completare uno stage con situazioni straordinarie per cui neanche mi toccavano, cioè sono andato avanti per quanto avevo sviluppato tutte le armi, quindi ho iniziato a capire realmente come funziona e mi sto divertendo il triplo di quanto già non facessi prima. Ho messo l'italiano, grazie, non mi ero accorto che ci fosse, mi sembrava strano peraltro. E esistono luoghi che non esistono, vieni a rilassarti e a goderti la vita, ci vediamo in paese. Bene. Mortaccio in Molise, sembra tipo un pessimo cartone animato. Ma che cazzarola. Ma è così il Molise? Con le piante che crescono e ti minacciano? Comunque, il gioco è una perla di follia. Dunque, il pentacolo l'ho provato, ma non mi piace granché. Preferisco la bacchetta di fuoco. Più che altro perché cancella anche le gemme, da quello che ho visto. Non mi soddisfa. Preferisco una cosa. Comunque, veramente, gioco a cui non davo 2 lire. Mi ha rincuorato parecchio a scoprire che ci sono un sacco di altri malati come me. Perché. Vabbè, faccio. Vabbè, la rebibbia è assolutamente immancabile. Ho pubblicato il primo video. Sapevo che Vampire Survivors fosse un titolo che stava piacendo tanto in questo periodo storico, ma dentro di me ho detto, vabbè, magari sarà il classico videino che faccio più che altro per appagare me stesso. In realtà ho visto che ci sono tantissimi malati come me, e la cosa mi ha veramente rincuorato. Andiamo di aglio? Sì, sviluppiamo. Poi la cosa bella che dico per eventuali neofiti, qualora ce ne fossero, ma da quello che mi pare di capire sono io il neofita. E gli altri sono tutti super esperti. Però concentrarsi su poche abilità e svilupparle il più rapidamente possibile è la chiave di tutto. Da quello che ho visto. Anello del fulmine, quello mi piace. Gli attacchi ad aria sono anche una gran figata, devo dire. Ma la rebibbia è la cosa più irrinunciabile che il gioco abbia da offrire. Mi piace sto Molise. C'ha ritmi molto più bassi rispetto a all'inferno degli altri livelli. Più che altro perché non si muove nessuno. Però mancano diversi livelli con. Diversi. Un livello con 2 reliquie da recuperare che non ho ancora preso. L'osso è tanta roba. L'osso di Mortaccio è già leggenda. I fuochi paralizzanti. No, non è vero. Lo fanno tutti i fuochi? No. Sì, lo fanno tutti i fuochi, benissimo. Quindi rimaniamo nell'area dei fuochi perché. Dunque, il tracciarune a me non dispiaceva. Cioè, il primo livello che ho finito, che ho completato come stage, l'ho fatto con. Non mi ricordo il nome del personaggio, ma quello che c'ha il tracciarune come base. Livello un po' strano comunque questo Molise è un po' particolare, eh. Va detto. Luogo curioso. Le armi sparano più proiettili? Sì, assolutamente sì. Poi ma veramente, cioè, il concept è di una semplicità. Poi il discorso che si faceva in questi giorni, approfitto di Vampire Survivors per fare 2 chiacchiere. Il discorso che facevamo qualche giorno fa sulla Next Gen è una bugia, eh?
Facciamo Candelabrador, sì. Cioè, noi ci ritroviamo in un periodo storico in cui ci stanno proponendo i giochi più belli di sempre, ma totalmente privi di anima. Questo gioco è visivamente abbastanza mediocre, nel senso, rispetto agli standard odierni, lo definiremmo un gioco brutto visivamente, no? Poi però ci giochi e ti accorgi di quanto a livello puramente ludico sia in grado di offrirti praticamente 10 volte quello che proveresti giocando a Gotham Knights, Need for Speed e aiutatemi a dire altri 10-15 giochi usciti nell'ultimo periodo messi insieme. Io quando ho 5 minuti liberi attacco questo e ce ne passo 20. Ecco, fondamentalmente mi rovina il tempo professionale spesso e volentieri, perché ci avrei da fare mille cose, telefonate, burocrazia, e mi attacco a Vampire Survivors e mi stacco quando Lisa mi dice: "Ma guarda che non c'avevi da fare". Ah già, giusto, ecco, quando un gioco ti fa questo effetto vuol dire che è un gioco fatto bene, e questo effetto a me personalmente, per gusto personale, lo facevano i JRPG dell'epoca PS2, per dire, del perdere un po' la connessione del tempo. E purtroppo mi rendo conto di come la maggior parte dei giochi moderni, salvo rare eccezioni, come potrebbe essere uno Scorn, per dirne uno, come potrebbe essere un God of War, Ragnarok, non mi fanno perdere contatto col tempo. E io penso, come tutti quanti, vorremmo un po' di distrazione dal gioco, no? Non provare noia, non provare nulla che in qualche modo ci possa tenere ancorati alla realtà. Io voglio dissociarmi, almeno quando gioco. E questo è un gioco perfetto per dissociarsi da tutto. Che nella sua semplicità, che poi all'inizio io pensavo, dico, bah, però è un gioco in cui peraltro gli attacchi sono automatici. Io che alla fine mi muovo e basta, mi farò due palle, dissi fra me e me, povero ingenuo, stolto. Perché effettivamente sì, è vero che ti devi solo muovere, però c'è un livello di strategia legato al movimento che si comprende solamente giocando. Sto Molise comunque mi piace perché è rilassante come posto. Cioè, sento che posso arrivare alla fine. Adesso, tanto sicuro che l'ho detto, succederà l'imponderabile. Tracciante. Sono stati un po'. Mi aspettavo un nome più esotico per il Tracciarune. Arriverà un nemico prima o poi? O ce lo facciamo tutto così? Per carità, non disdegno i soldi facili. E l'exp facile. Vabbè. Mi perplime un po'. Cioè, sento che è una grande truffa all'italiana questa. Cioè, sta per arrivare il conto, vero che sta per arrivare il conto? Non può essere così facile. Il gioco è bastardissimo. Ho paura perché lo so che tanto arriverà prima o poi. Qualcosa di oscurissimo e di terribile. Peraltro non ci sono neanche tipo i mini boss. Benedetto sei, benedetto. Allora, questo qui che va in coppia con le Bibbia, assolutamente sì. Danni inflitti ci piace. Lo spinacione. Sono in dubbio. Vabbè, Candelabrador va bene. E Bibbia. Proiettile in più. Ok. Abbiamo più le Bibbie di quante se ne possano mai desiderare. Possiamo seminare il panico. Scatenare la nostra ira.
in maniera super funzionale. Che devo dire che inizialmente si hanno un botto di difficoltà. Quando si inizia a carburare, inizia a spendere un po' di soldini sui potenziamenti quelli permanenti nel menu principale. Poi affacciarti a degli stage nuovi, cioè per dire, ieri stavo facendo un livello di cui non mi ricordo il nome in questo momento. Fatto sta che mi sembrava tutto facile, sono arrivato alla fine, non mi sono accorto che il boss stava in mezzo a tipo l'inferno di nemici che stavo abilmente e facilmente distruggendo e mi ha massacrato in un nanosecondo. Ho rosicato tantissimo, tipo 20 minuti che giocavo. Pensavo di aver finito pure quello stage. No, non era la fine, era quando stavo prendendo due reliquie. Cioè, una delle due reliquie del livello. E mi ha fottuto tantissimo quel momento. Sono rimasto male poche volte nella mia vita. Dai, mortaccio. Te la portiamo a casa questa. The Great Mortaccio. Sembra tipo il nome di un pessimo illusionista italo-americano. Dunque, aumentiamo. L'osso maxato non ho idea di come sia, sono curioso. Ma è aumentato di dimensioni? Mi sa di sì. Comunque, vedo che gli alberi si stanno facendo un po' più. Un po' più delfino curioso, e quindi. Poi mi vengono in mente delle cose mentre registro questi giochi. Mi ricordate quella? Delfino curioso! C'avevo, boh, 15 anni, forse meno. Calma, calma! Comunque, titolo che si presta. Questo andrebbe fatto in live, comunque. Beh, oddio, in live, poi. Ni, perché non vi riuscirei a leggere tipo mai. Non... Se stacchi gli occhi dallo schermo mezzo millisecondo, sei fottuto. Infatti io pure furbissimo stavo registrando un altro gioco poco fa. Mi ha preso un bruciore a un occhio pazzesco. E l'armatura si mixa con... Però preferisco i danni di base con gli spinaci, scusami, no. Mi stava bruciando un occhio tantissimo. Cosa tipica di chi fa lavori al PC, chiaramente. Vabbè, adesso faccio una cosa easy. Niente, ho preso proprio perché fa l'effetto di arancia meccanica. Praticamente devi stare con gli occhi. Se, non puoi manco sbattere le palpebre. Eppure non. Fortunatamente non ho neanche un pizzico di bruciore adesso. Forse perché sono completamente rapito da quello che sto facendo. In realtà il mio occhio sta cadendo. No? Dai. Apri tutto. Bello. Credo che sia un livello abbastanza più facile da completare degli altri, può essere. Vorrei dire a voce alta, ma sembra il classico livello di... Bello. Il classico livello un po' di cooldown mentale, no? Che il gioco ti frustra e ti impegna da pazzi per ore e ore e ore. Poi a un certo punto c'è la fase un po' più soft per cui ti rilassi un attimo. Sembrerebbe essere quel tipo di livello lì. Cioè volutamente rilassante. Dai però questi potenziamenti. Sì! Siamo a quasi 10.000 piante eliminate. Sembrerebbe quello che porta verso di te tutte le gemme già fatte cadere. Ok. Allora, ancora l'osso.
bisogno di maxare qualcosa. Che siamo... La nostra Re Bibbia non fa tantissimi danni, eh. È l'osso che sta seminando il panico in ogni dove. Andiamo a cercare un potenziamento. Sono usciti fuori? Che? I buboni. Los bubones. Droppa qualcosa di funzionale, mannaggia la morte. Poi neanche gemme gialle, sì, gialle, verdi o rosse che ti permettono di livellare un attimino più rapidamente. Molta calma. Si può fare. La cosa buona è che stiamo a fare un pacco di sordi che... facili facili proprio. Dunque, e fai sta armatura su. Se produce un potenziamento. Poi scusate, eh. Ah, ecco, sì. Produce il potenziamento massimo del tracciarune. Ma bisogna arrivarci. Basta che gli spiriti ci stanno. Tanto prima o poi arriverà tipo il super nemico nascosto in mezzo a tutto sto contesto super relax. Che ti spacca la faccia e tu manco dici, ma che è successo, Sicuro. Forza, forza. Eccolo. Dammi qualcosa di utile. Niente. Lo spinacione. Che poi no, vabbè. Spinacione è utile. Soldi, soldi. Stiamo iniziando a fare parecchi danni. Io voglio nemici più alla mia altezza. Voglio essere messo alla prova. La facciamo? Più che altro fatico a capire come potrebbe chiudersi il livello, visto che non ci sono nemici concreti, ma semplicemente una manica di alberi che peraltro non si frappongono neanche fra noi e qualsiasi direzione si voglia percorrere. Andi. Altri soldi. Allora, traccia rune ancora? Sì, tra l'altro è anche il livello abbastanza basso il traccia rune. Ah, ecco, per l'appunto. Tanto lo sapevo io. Ma era scritto che alla fine dove buttavano. Estinzione 1. Perché sono morto così? Qual è il problema? Perché è successo? Sto rosicando. Lo sapevo. Allora, intanto potenziamoci. Potenza? Sì. 412, non posso fare nulla. Sì, avidità. Aumenta l'oro ottenuto? Sì. 2 volte per grado ti consente di ignorare le scelte del passaggio al nuovo livello e di ottenere l'esperienza al loro posto. Perché dovrei? Non capisco. Perché dovrei? Il potenziamento è funzionale. Vabbè, comunque credo di aver... Comunque, se ho inquadrato il gioco... Con Pasqualina l'ho fatto, con Pasqualina l'altra volta, infatti.
Credo di aver capito. Cioè, il Molise non me lo supera fin quando non ho queste due reliquie. Vero? Vero? Devo prendere prima le reliquie e con quelle sarò in qualche modo immune al mostro del Molise? Non lo so. Fatemi sapere. Cos'è? Super? Mi rimetto poi agli espertoni. Comunque, figata pazzesca. Gioco veramente. Che crea un livello di assuefazione che non riesco neanche a spiegare. Fatemi sapere se volete vederne ancora. Io sono ben lieto di condividere con voi la mia esperienza, anche perché si presta a fare pure due chiacchiere. Quindi fatemi sapere. Io intanto vi ringrazio per le dritte e ci diamo appuntamento alla prossima.